della promozione. Viene da un buon momento la Campolongo Hospital Roller Salerno, che è reduce da due successi consecutivi, ma oggi deve fare a meno di Juan Fontan. Dall'altra parte Giovinazzo con il numero 4 di Lillo, il numero 2. Si riparte. Santeramo, Mura Correa, Santeramo, ancora cambia campo, prova a impostare Santeramo, il tiro respinto da Marrazzo. Si fa sentire il pubblico arrivato dalla Puglia per sostenere la capolista che va a caccia di punti importanti qui al Palato Limieri. Ancora Marrazzo che dice di no a Mura Correa, intervento super del portiere che però adesso non può nulla sul tiro del, se non vado errato, proprio Mura Correa che avanti. Sì, confermo la rete del numero 21. Provato ad opporsi Marrazzo, ma la palla, nonostante il tiro respinto. Parte giudice D'Angelico, respinge e salva il Giovinazzo, occasione mancata, posto di Marrazzo. Parte Santeramo, Melillo ci mette il piede e respinge la conclusione. Ora però la Roller deve difendersi con un uomo in meno, cartellino blu ai danni di Francesco Sabetta. Giorgio giudice, Sabetta, possesso Giovinazzo, 3:58 alla fine di questo primo tempo. De Palma prova ad impostare Mura Correa, si arrabbia Santeramo per il suggerimento fuori misura da parte del 21, un po' di nervosismo tra le file dei biancoverdi. E che gol però! Grandissima giocata di Mura Correa che stavolta mette la pallina all'incrocio dove Melillo non può arrivare. Dunque cambia nuovamente il risultato, Giovinazzo 2, Roller Salerno 0. Sabetta, il tiro respinto. A giocare al Palato Limieri, ancora tentativo di battere a rete, mancato, e dall'altra parte arriva il twist di Mura Correa. Chiude il match probabilmente il Giovinazzo, 21, Mura Correa, 11 minuti dalla fine. Ancora però D'Angelico dice di no a giudice. Parte Esposito, la parata ancora di D'Angelico, Esposito, e ancora D'Angelico super. Giudice tenta il tiro e il gol! Un super gol di Giuseppe Giudice che ha messo la pallina nell'angolino alla sinistra di D'Angelico. Trova dunque la gioia il numero 7 del Salerno ed è anche meritato per quanto prodotto. Dunque 3-1 per il Giovinazzo quando mancano
7 minuti e 50 secondi al termine del match. Bene a Mura Correa, poi però viene fermato dal 21 del Giovinazzo, che apre il gioco per Santeramo. De Palma, a centro c'è tutto solo Mezzina, ma non viene servito. Riprende il gioco, tenta il tiro, giudice dalla distanza, palla alta, e alla ripresa del gioco, visto che manca appena un secondo, arriverà anche la sirena finale. Eccola, arriva in questo istante. Giovinazzo batte Campolongo Hospital Roller Salerno 3-1 e vede davvero ad un passo il traguardo della promozione in Serie A1 tra il Giovinazzo e la Campolongo Hospital Roller Salerno. Ha vinto la squadra pugliese capolista di questa Serie A2.